un tavolo tecnico per condividere provvedimenti che garantiscano sicurezza lungo la strada provinciale del Costo. Lo ha costituito questa mattina il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, che ha convocato a Palazzo Nievo i sindaci dell'Altopiano, Asiago, Gallio, Enego, Foza, Roana, Rozzo, Lusiana e Conco, oltre ai sindaci di Cogollo del Cengio e Caltrano, cioè i territori interessati al traffico lungo l'arteria di collegamento dalla città all'Altopiano dei sette comuni. A coordinare il tavolo Giancarlo Acerbi, consigliere provinciale con delega alla viabilità. Nel frattempo la prima decisione è già stata presa. Dalla settimana prossima non saranno più in funzione in qualità di autovelox i due occhi elettronici che la provincia di Vicenza ha posizionato, uno tra il primo e il secondo tornante, l'altro alla barricatella tra il sesto e il settimo tornante, entrambi in comune di Cogollo. Combinati alla modifica del limite di velocità passata a inizio anno da 90 a 70 km orari, i due autovelox hanno rilevato un numero rilevante di superamenti del limite, la maggior parte di lieve entità. Dalla settimana prossima il sistema di rilevazione puntuale diventerà un sistema di rilevazione della velocità media con fini, in questo primo periodo meramente statistici. Tradotto, non più autovelox ma tutor, senza sanzioni per ora, ma con l'obiettivo di raccogliere dati per poter intervenire con provvedimenti efficaci e condivisi.